Gli Unni, un antico popolo guidato da uno dei re più temuti, Attila. Sono molte le leggende sul funerale di Attila. La sua morte è ancora oggi avvolta nel mistero. Hanno cercato di nascondere la sua tomba. In Ungheria, alcuni studiosi vanno alla ricerca della tomba leggendaria, facendo incredibili scoperte riguardo all'antico popolo degli Unni. Mi trovo sulle mura del castello di Attila. Riusciranno a scoprire il segreto del re degli Unni? Incredibile. Dove si nasconde la tomba di Attila? Questi sono i grandi miti dell'umanità. Miti che hanno attraversato migliaia e migliaia di anni. Eventi inspiegabili, luoghi avvolti nella leggenda e poteri sovrannaturali che affascinano persino gli scienziati. Che cosa c'è di vero in queste antiche leggende? In ogni angolo del mondo, gli studiosi lavorano per risolvere i grandi misteri dell'umanità. La steppa ungherese, dimora degli Unni nel V secolo d.C. Da questi luoghi partono gli assalti da parte dei loro guerrieri nei confronti di intere tribù che sono quindi costrette a fuggire. Sono guidati da un condottiero temibile, Attila, re degli Unni. Chi è questo re leggendario responsabile di aver instillato il terrore in tutta Europa? Adam Baumgartner è affascinato dai miti che riguardano questo popolo. È a capo di un gruppo a Budapest che ne replica le antiche tecniche di combattimento. Muniti di cavalli, armature e armi, si immergono nella cultura degli Unni. La cosa più affascinante degli Unni è che sono venuti dal nulla. Hanno combattuto contro entrambi gli imperi romani, sconfiggendone uno. Ci piace rivivere quel periodo storico e ricreare lo stile di vita unno. Per il gruppo si tratta di qualcosa che va oltre il folklore. Armi, armature, vestiti e tecniche di combattimento sono curate nei minimi dettagli e il più fedelmente possibile. Attila è diventato una personalità di culto per molti ungheresi. Nessuno sa con esattezza che aspetto avesse il re degli Unni. Il suo popolo non ha lasciato alcuna testimonianza scritta. Solamente i suoi nemici hanno scritto a proposito del terribile condottiero, descrivendolo in modo eloquente. Il flagello di Dio, l'incarnazione del diavolo che diffonde sventure e catastrofi in giro per il mondo. La guerra psicologica si basa sul fatto che siamo esseri cognitivi dotati di un'intelligenza e un'immaginazione molto potenti. Però l'immaginazione e le emozioni possono essere manipolate, distogliendo parte dell'attenzione dal campo di battaglia. Il fatto di essere un popolo temuto giocava a favore degli Unni, perché spesso significava vincere le battaglie ben prima del loro inizio. Gli Unni fanno la loro prima comparsa in Occidente nel IV secolo d.C., quando i loro guerrieri penetrano nel cuore dell'Europa durante la condotta di alcune campagne militari. Il loro nemico numero uno è Roma, che ancora domina su gran parte del continente. Ma l'impero combatte per respingere la rapida avanzata di questo nuovo popolo nemico. Gli Unni, però, invadono molti territori e fanno razzie. Nel IV secolo, l'impero romano è diviso in due. Da una parte l'impero romano d'Occidente e dall'altra l'impero romano d'Oriente. Dopo aver assoggettato gran parte dei Goti al loro dominio, gli Unni sferrano il loro attacco contro le legioni romane.
Non sappiamo per quale ragione gli Unni iniziarono a migrare. Forse a causa di un cambiamento climatico, oppure erano alla ricerca di nuove terre fertili per sfamare il loro esercito sempre più grande. Ma quando hanno iniziato a spostarsi, si sono scontrati con molte tribù e molti popoli, spingendosi fino al confine dell'Impero Romano. Ancora oggi è aperta una discussione sulle origini degli Unni. L'unica cosa certa è che provengono dalle vaste steppe dell'Asia e che sono per lo più nomadi che vivono di allevamento e caccia. La loro invasione delle regioni occidentali è legata a un solo nome: Attila, nato intorno al 400 d.C. Intorno al V secolo, insieme ai suoi alleati, guida l'invasione di molti territori. Gli ungheresi lo celebrano tuttora come eroe nazionale. I miti tendono ad essere sempre più magnificati con il passare del tempo, perché sono tramandati oralmente e ogni rivisitazione è diversa dall'altra. Inoltre sono raccontati in modo da poter attirare l'attenzione e sono resi il più coinvolgente possibile. L'eroismo è reso al massimo, così come lo sono la magia e le imprese militari. La morte di Attila è avvolta nel mistero, contribuendo a consolidare la sua immagine mitica. Ancora oggi nessuno sa come e dove sia stato sepolto. Si dice che il suo corpo sia protetto da 3 strati, uno di ferro, uno d'argento e l'altro d'oro. Si narra che i suoi seguaci si fossero rasati i capelli e feriti il viso per piangere la morte del loro condottiero con il sangue. La leggenda narra inoltre che gli uomini che hanno scavato la fossa sono stati poi uccisi per impedire che venisse rivelato il luogo della sepoltura. La risposta più logica sull'uccisione di questi uomini è che si voleva impedire che la tomba e le sue ricchezze venissero trovate, ma c'è anche un motivo religioso, cioè che Attila volesse portarli con sé nell'aldilà. Questa è una risposta plausibile, poiché in molte culture i re deceduti si facevano seppellire con la servitù. La maggior parte degli esperti ritiene che Attila sia stato sepolto in Ungheria, in un luogo non meglio identificato vicino al Danubio. La ricerca della sua tomba attira non solo ricercatori professionisti, ma anche cacciatori amatoriali di tesori, i quali affermano di averla trovata, ma non risulta essere così. Il musicista Levente Soreni è da tempo sulle tracce degli Unni e della tomba di Attila. E ora è diretto verso un sito archeologico sui Monti Pilis. Scusa, questa strada è un inferno. Già. Ha autofinanziato la sua ricerca dei tesori degli Unni. È sempre stato affascinato dalla figura di Attila, oltre ad aver avuto una brillante carriera come rockstar. In Ungheria, negli anni 60, Levente era famoso tanto quanto John Lennon. Oggi ci ha accompagnati nel luogo in cui è convinto di trovare indizi sulla tomba di Attila, la cava del Chiaro di Luna. Qui Levente e la sua squadra hanno portato alla luce numerosi tesori risalenti all'epoca degli Unni. Qualsiasi nuova scoperta potrebbe avvicinarlo sempre di più al ritrovamento della tomba. Levente è convinto che gli Unni utilizzassero l'area come luogo di sepoltura e spera di trovare indizi che lo conducano al leggendario re. Questa un tempo era una cava romana, ma quando giunsero gli Unni non la utilizzarono più. Nessuno sa perché. Di recente, la squadra di scavo ha trovato alcuni resti risalenti a 1500 anni fa. Potrebbe essere un indizio sul perché gli Unni abbandonarono la cava. Gli archeologi hanno trovato uno scheletro intero sotto a una roccia che probabilmente apparteneva a una mucca. Scavando più in profondità, però, hanno trovato dell'altro, uno scheletro umano. Sembra che in questo posto
abbiano compiuto un tipico rituale di sepoltura pagano. La cava sembra essere stata un luogo sacro per gli Unni. Potremmo essere vicini alla tomba di Attila. Levente Soreni e la sua squadra proseguiranno le ricerche per qualche mese. È probabile che la tomba di Attila si trovi qui, nelle pianure ungheresi. Ma in mancanza di testimonianze scritte, in sostanza è impossibile individuare dove possa trovarsi esattamente. Condurre ricerche sugli Unni è complicato, perché erano un popolo nomade e le uniche tracce scritte che li riguardano provengono dai popoli con cui sono venuti in contatto. Per esempio i Romani, che descrissero gli Unni in modo dettagliato. Lo storico romano Prisco di Panion ha descritto un incontro con Attila. Basandosi su questi scritti, si può conoscere qualcosa di più a proposito di Attila, della sua corte e delle usanze degli Unni. Prisco di Panion lo descrive come un uomo nobile e semplice, diverso dal resto dei nobili Unni. Queste sono le parole dello storico bizantino. Si è mostrato mite, la sua coppa era di legno, mentre agli ospiti venivano dati calici d'oro e d'argento. Ma Attila sembra essere più di questo. Sappiamo che ha ucciso suo fratello Bleda per conquistare il potere. Entrambi sono eredi al trono, ma Attila è il secondo in successione. Il suo obiettivo è quello di essere l'unico legittimo sovrano e di portare gli uomini fedeli a suo fratello dalla sua parte. Non è chiaro però se il fratricidio sia realmente avvenuto oppure se sia una forma di diffamazione da parte dei suoi nemici. Sappiamo che il re degli Unni conquista la fiducia dei suoi più importanti capi tribù. Riesce ad unire al suo esercito persino i popoli germanici. Gli storici stimano che il suo esercito fosse composto da 500.000 di soldati, numero probabilmente esagerato, ma con questa armata conduce una guerra contro i Romani. Attila inizia la guerra combattendo contro l'impero romano d'Oriente. L'imperatore Teodosio paga per la pace un prezzo altissimo, accettando di versare i tributi. A questo punto Attila continua la sua offensiva, stavolta contro l'impero romano d'Occidente. Ora il territorio degli Unni si estende dal Mar Caspio fino alle Alpi. Nonostante quello che vorrebbero farci credere alcuni storici, Attila non era solo uno spietato barbaro che devastò intere regioni. Per essere riuscito a organizzare un esercito di quelle dimensioni, doveva pure avere altre qualità. Probabilmente parlava molte lingue, dovendo tenere insieme uomini di diverse etnie. Sono convinta fosse un uomo colto, un ottimo stratega e che sapesse negoziare con gli altri sovrani. L'Ungheria è piena di resti della civiltà Unna. L'archeologo Gabor Wilhelm è specializzato nello scavo di tombe antiche. Per lui, ogni tomba è un pezzo in più da aggiungere al puzzle. I reperti archeologici sono fondamentali per ricostruire la storia degli Unni, l'espansione del loro impero e le loro imprese militari. Questa mappa mostra come, partendo dall'Asia centrale, abbiano conquistato gran parte del continente fino all'Europa. Alcuni dei reperti rinvenuti sembrano condurre direttamente ad Attila. Al museo di Kecskemet è conservato un reperto particolarmente interessante. È il teschio di un guerriero, la cui maestosa tomba è stata scoperta di recente. Il guerriero è vissuto nella prima metà del V secolo, proprio come Attila, e fu sepolto secondo il tipico rituale Unno. Il ritrovamento di questa tomba è di fondamentale importanza perché abbiamo ancora molte domande sul popolo Unno. Grazie ad alcune testimonianze scritte sappiamo qualcosa su Attila, ma i reperti risalenti al periodo storico in cui è vissuto sono rari. Persino i reperti più piccoli possono aiutarci a completare il quadro della situazione. È arrivata l'analisi dell'antropologo sul teschio. Ha sottolineato che il setto nasale è molto grande. Questo è un dettaglio importante. È una caratteristica tipica dei popoli mongoli. Ha anche detto che ci sono tracce di una fasciatura nella parte superiore del cranio. Come abbiamo potuto vedere anche dalle prime immagini che avevamo analizzato insieme.
Quella di deformare il cranio tramite delle fasciature è un'usanza molto particolare di alcune antiche tribù. Per allungare il cranio, gli Unni applicano delle fasciature sulla testa dei bambini quando le ossa sono ancora malleabili. Questa pratica, probabilmente, era diffusa tra le famiglie più importanti come riconoscimento del loro status sociale. Fantastico. È uno dei teschi con la deformazione più accentuata che abbia mai visto fino ad ora. Deve essere stata notevole. Chi è questo misterioso guerriero Unno? La sua tomba sembra molto curata. Potrebbe quindi trattarsi di Attila? Gli oggetti funerari rinvenuti potrebbero farci pensare di sì. Gioielli d'oro, fibbie e una spada. Sicuramente si tratta di un uomo molto importante. Ma c'è un dettaglio che non torna. Attila probabilmente visse fino ai 50 anni, mentre questo guerriero è morto in giovane età. Tuttavia, gli archeologi collegano questo ritrovamento proprio al re degli Unni. Questo guerriero faceva parte di un'elite, quindi è probabile che conoscesse Attila. C'è una possibilità che il giovane guerriero abbia combattuto al fianco del suo re. In qualità di condottiero degli Unni, Attila guidava sempre il suo popolo in ogni battaglia. Non è solo la tempra leggendaria degli Unni a mettere in difficoltà l'impero romano. Il gruppo di Adam Baumgartner si addestra con le armi utilizzate all'epoca, lance, spade e frecce, ma come ai tempi di Attila, la classe regina rimane comunque la cavalleria. Gli Unni passavano l'intera vita ad addestrarsi. Si esercitavano nell'uso di diverse tipologie di armi, come lance o archi. L'arco era un'arma fondamentale che serviva per spezzare le linee nemiche e che permetteva di colpirle dalla distanza. Gli Unni stanno arrivando! Gli Unni sono specializzati nel cogliere i propri nemici di sorpresa. Il gruppo di Baumgartner sta simulando l'attacco a un accampamento romano. Il segreto di questi guerrieri è che, mentre erano in sella, riuscivano a maneggiare archi molto potenti. Dopo ogni attacco si ritirano, ma solo per poter colpire di sorpresa una seconda volta. Di solito si teme ciò che non si conosce, soprattutto se ciò che non si conosce potrebbe ucciderti. Gli Unni erano un popolo lontano e sconosciuto. Avevano strane usanze, come quella di tagliarsi il viso quando qualcuno moriva in battaglia. Sembrava che non provassero dolore o che non mostrassero alcun timore. Dover affrontare nemici che hanno un tale coraggio può essere spaventoso e non riuscire a trovare la stessa forza dentro di sé può essere frustrante. Gli Unni usano una nuova tecnica in battaglia. Il loro punto di forza è l'utilizzo dell'arco Unno, all'epoca un'arma ancora sconosciuta in Europa. L'antico arco è realizzato con vari materiali come legno, corno, tendini e frammenti di osso incollati in più strati. La parte interna dell'arco è fatta di corno. L'anima è in legno e la parte esterna è fatta con tendini animali. Mentre la parte superiore e l'impugnatura sono state rinforzate con placche di osso. Questi materiali rendono l'arco robusto ma anche estremamente flessibile. Può essere tirato con più forza e le varie parti dell'arma sono in grado di immagazzinare più energia. L'arco composito è utilizzato dagli Unni anche in un modo particolare. Gli Unni usavano archi compositi asimmetrici dotati di estremità rigide. È evidente come la parte inferiore sia più corta della parte superiore per rendere l'arma più maneggevole a cavallo. Quest'arma ha aiutato l'esercito di Attila a dominare in battaglia. La letalità delle frecce aumenta se scoccate in sella ad un cavallo, la cui velocità aumenta la forza dell'impatto.
I comodi archi compositi permettono agli unni di scoccare le frecce nella direzione opposta a quella del galoppo. Questo significa che possono colpire il nemico anche quando battono in ritirata. Vogliamo testare l'impatto delle frecce utilizzando due zucche come bersaglio. A sfidarsi saranno un classico arco lungo, cioè l'arma a lungo raggio più utilizzata in epoca romana e nel Medioevo, e l'arco composito utilizzato dagli unni. La corda dell'arco può essere tirata solo subito prima di scoccare, altrimenti la forza da esercitare sarebbe eccessiva. Quale risulterà l'arma più efficace? Gli arcieri si posizionano alla stessa distanza dai bersagli e utilizzano lo stesso tipo di frecce. L'arco lungo tirerà per primo. Ha perforato il bersaglio. Ora tocca all'arco composito. È in grado di immagazzinare quasi il doppio dell'energia prima di scoccare la freccia. Oh, che colpo! Il risultato è chiaro. La freccia scoccata dall'arco unno penetra quasi completamente nella zucca. Ha vinto la sfida! L'arco composito aiuta gli unni a diventare una delle maggiori potenze dell'età antica. Le loro spietate imprese militari rimangono scolpite nella memoria collettiva. Le voci riguardo al loro esercito erano spaventose. L'obiettivo era di far arrendere i nemici e fare in modo che i soldati terrorizzati si unissero ai loro ranghi. Un mito che sopravvive per secoli. L'espressione "arrivano gli unni", infatti, rimane viva fino al XX secolo per indicare una calamità imminente. Nel 1900, in Cina, viene spedito un contingente di soldati tedeschi per sedare una ribellione. Prima della loro partenza, l'imperatore Guglielmo II pronuncia il famigerato discorso degli unni, in cui ordina ai suoi soldati di non mostrare alcuna pietà per il nemico. Vuole che i cinesi temano i tedeschi proprio come il mondo intero temeva Attila. Per questo motivo, i tedeschi vengono etichettati come unni. I giornali britannici e statunitensi usano questo epiteto di frequente durante la Prima Guerra Mondiale. Nella Seconda Guerra Mondiale, invece, la propaganda nazista strumentalizza la paura di possibili attacchi provenienti da est, paragonando l'esercito sovietico a quello degli unni. Nel dicembre del 1941, Hitler dichiara che l'Unione Sovietica ha intenzione di distruggere l'Europa proprio come fecero gli unni nell'antichità e quindi, per salvare il vecchio continente, è costretto a invadere la Russia. Divenne un prezioso strumento di propaganda, perché se c'era bisogno di etichettare un popolo come violento, imprevedibile o feroce, bastava semplicemente paragonarlo agli unni. Il farlo creava un'aura di mistero, di ferocia e di violenza. Gli unni, guerrieri coraggiosi e spietati. Un'immagine, questa, che sopravvive da oltre 1500 anni. Tramite un altro esperimento stiamo cercando di scoprire da quale distanza risultano efficaci gli archi. In battaglia, un altro fattore che gioca un ruolo chiave, oltre alla forza di penetrazione, infatti, è la portata di un'arma. In un campo, i membri del gruppo posizionano una zucca ogni 20 metri l'una dall'altra, tracciando una linea lunga 200 metri. A sfidarsi saranno ancora una volta l'arco lungo e l'arco composito. La freccia scoccata dall'arco lungo percorre 100 metri alla velocità di 32 metri al secondo. Ora è il turno dell'arco composito. La sua freccia raggiunge una velocità massima di 42 metri al secondo e copre una distanza di 170 metri. Una differenza considerevole.
sicuramente un netto vantaggio negli attacchi alle legioni romane. Con le loro efficaci armi a lungo raggio, gli Unni, guidati da Attila, indeboliscono sia l'impero romano d'Oriente che l'impero romano d'Occidente. Avanzano compatti e rompono le linee avversarie con piogge mortali di frecce. L'esercito romano è impotente. Le armi degli Unni fanno la differenza una battaglia dopo l'altra. Grazie alle loro nuove tecniche di combattimento, gli Unni diventano una leggenda. Ogni bambino in Europa conosce il nome di Attila, ma la sua morte rimane ancora avvolta nel mistero. Nessuno sa dove sia stato sepolto. Alcuni sostengono che la tomba del leggendario re si possa trovare nei fondali del Danubio o del Tisa, uno dei suoi affluenti, ma il luogo esatto è tutt'oggi sconosciuto. Alcune testimonianze indicano solamente in che modo sarebbe avvenuta la sepoltura. I dettagli somigliano molto a quelli del funerale del re visigoto Alarico, che regnò pochi decenni prima di Attila. Probabilmente anche lui, come il re Unno, è stato sepolto nel letto di un fiume. L'ultima dimora di Attila è destinata perciò a rimanere per sempre un mistero. La leggenda narra che sia stato sepolto con una cerimonia segreta. È possibile che i resti di Attila giacciano nel letto di un fiume qui in Ungheria? Attila Thoth è un archeologo subacqueo. I fiumi ungheresi sono come una seconda casa per lui e la sua squadra. Se la tomba del re degli Unni si trovasse nel Danubio o in uno dei suoi affluenti, Attila Thoth sarebbe sicuramente in grado di trovarla. Dalla sua barca, tramite l'utilizzo di un sonar a scansione laterale, l'archeologo perlustra il letto del fiume alla ricerca di oggetti nascosti. Ci sono tronchi d'albero sott'acqua. Oggi è un po' pericoloso. Dobbiamo evitare di colpirli. Riuscirà a trovare la tomba di Attila? In realtà non sappiamo dove sia la tomba di Attila. È possibile che si trovi nel letto del Danubio, perché ovviamente era una persona molto importante. Ciò che oggi è l'Ungheria, un tempo era il centro del suo impero. Quindi è possibile che abbiano nascosto la tomba qui da qualche parte. I letti dei fiumi sono perfetti per la conservazione di reperti storici. Non c'è aria e questo significa che gli oggetti possono essere conservati per secoli. Quindi, se la tomba si trovasse qui, la camera funeraria potrebbe essere perfettamente conservata. Ma come può il re essere seppellito sotto un fiume? Gli Unni avrebbero dovuto drenare il Danubio o il Tisa. E per farlo sarebbero servite importanti conoscenze tecniche e topografiche. Sfruttando le isole fluviali, una barriera naturale sarebbe servita ad arginare l'acqua da un lato, mentre l'altro lato avrebbe fatto da drenaggio. In questo modo, gli uomini di Attila sarebbero stati in grado di scavare la tomba per poi inondarla in un secondo momento. Sono stati trovati reperti romani e reliquie persino più antiche nel Danubio. Non vedo perché non dovremmo trovare reperti Unni o la tomba di Attila. Riuscirà l'archeologo subacqueo a trovare la misteriosa tomba di Attila? Il Danubio è pieno di reperti storici, dalla preistoria all'età moderna. Perché questo fiume era l'autostrada d'Europa. È molto probabile che circa 1500 anni fa l'esercito Unno lo abbia attraversato. Dallo schermo si può vedere cosa c'è sotto la superficie dell'acqua. È come se fosse una mappa piatta del Danubio. Sia a destra che a sinistra della barca riusciamo a vedere tutto ciò che emerge leggermente dal fondale. Gli ultrasuoni e i dati del GPS forniscono ai ricercatori una visuale di ciò che si trova sotto il letto del fiume. Tutto ciò che può essere sepolto laggiù, come tombe, rovine e tesori,
sarà visibile sullo schermo. All'improvviso scoprono qualcosa. Abbiamo un blocco piuttosto grande, forse il pezzo di una parete. Stiamo proprio sopra due mura che formano una struttura rettangolare. Forse... Ah, è bellissimo. Credo che si tratti di una torre romana, una grande torre fortificata. È un'antica torre romana di difesa, al confine dell'impero. Questo è il punto dove dobbiamo immergerci. Credo che sia un ottimo posto perché non c'è corrente, la profondità è di soli 4,70 m. Ora individuiamo la posizione esatta, poi ci immergiamo e controlliamo cosa c'è sott'acqua. Il sito è promettente. Questa è esattamente la zona del fiume che 2000 anni fa divideva l'impero romano dal grande impero Unno. È il Limes Danubiano. È il luogo dove i romani costruiscono una serie di fortezze lungo il fiume per difendersi dai ripetuti attacchi degli Unni. Attila ha intenzione di attaccare per costringere l'impero a pagare i tributi. È la sua strategia per sottomettere gli oppositori. Per i romani questo è l'inizio di una guerra lunga e difficile. Né le mura fortificate né l'equipaggiamento militare sono in grado di proteggerli dall'avanzata del nemico. La cotta di maglia è uno degli elementi fondamentali dell'armatura romana. Utilizzata da secoli, gli aiuta a proteggersi contro le armi da taglio, ma sarà efficace anche contro le frecce degli Unni. Il gruppo vuole metterla alla prova. Da una distanza di 10 metri, la forza di una freccia è letale. La cotta di maglia non riesce ad attutire il colpo. Gli Unni sono soliti indossare un altro tipo di protezione, l'armatura lamellare o a scaglie, resistente anche alle frecce. I capi militari e i capi tribù vanno in battaglia con questo genere di armatura ed è probabile che la indossasse anche Attila. Questa armatura è composta da sottili lamelle in ferro. È molto leggera e molto mobile. Permette di sollevare le braccia e di utilizzare l'arco. E forma uno strato estremamente protettivo. Un altro esperimento ci mostrerà se l'armatura lamellare sia in grado di garantire protezione contro le frecce. Il sottile strato di metallo resisterà al colpo. L'armatura resiste. L'energia della freccia viene dispersa attraverso le lamelle, indebolendo l'impatto. È chiaro quindi che l'armatura degli Unni offra una maggiore protezione, almeno contro le frecce. Ma è anche leggera e flessibile, l'ideale per combattere a cavallo. La cotta è stata penetrata, mentre le lamelle no. Le armi, le armature e le loro tecniche di combattimento alimentano il mito degli invincibili Unni. Le loro tecniche di combattimento sono superiori grazie agli arcieri e alla cavalleria. Il cavaliere e il suo destriero, infatti, formano una perfetta macchina da combattimento, agile e veloce. Ironizzando su questo aspetto, oggi si ipotizza che gli Unni passassero l'intera vita in sella, riuscendo persino a dormire a cavallo. Gli Unni si addestravano a cavallo fin dalla prima infanzia. Riuscivano a sfruttare la velocità dell'animale per avere più forza e più portata. I cavalli consentono agli Unni di percorrere più di 80 km al giorno,
il che li rende di gran lunga più veloci delle legioni romane. I loro attacchi, inoltre, sono devastanti anche dal punto di vista psicologico. Usavano il sangue dei nemici per metterlo sul naso dei cavalli, di modo che non avessero paura dell'odore del sangue. I cavalieri Unni attaccano i loro nemici di sorpresa. Hanno armature leggere e sono incredibilmente agili e veloci. Sono temuti in tutte le regioni d'Europa. Un uomo in particolare riesce ad incarnare questo terrore come nessun altro, Attila, che in quel periodo viene considerato invincibile e quasi sovrumano. Al culmine del suo potere, nel 451 d.C., Attila attacca le città romane della Gallia. Questi scontri culminano con una battaglia decisiva nei pressi di Chalon, dove 40.000 soldati romani e i loro alleati si scontrano con 45.000 guerrieri unni. È una vera e propria battaglia tra due superpotenze dell'epoca. Le truppe romane riescono a respingere e circondare l'esercito di Attila. È una situazione di stallo e per la prima volta il temuto re degli Unni è costretto ad ammettere la sua sconfitta. Attila perde la sua reputazione di condottiero invincibile. L'anno successivo riesce ad invadere l'Italia, senza riuscire però a conquistare Roma. Nel 453, alla corte di Attila, giunge la principessa germanica Ildikó. I due si sposano e gli Unni festeggiano tutta la notte. Ma la leggenda narra che al mattino regna il silenzio. Un membro della servitù trova Attila morto nel suo letto, accanto alla moglie. Si dice che sia soffocato con il proprio sangue, forse in preda ai fumi dell'alcol. E se fosse stata Ildikó a ucciderlo? Quindi è stato avvelenato o è morto nel sonno? Se fosse morto nel sonno, ci sarebbero stati i presupposti per nascondere la verità. In una cultura basata sulla guerra, si tende a dare più valore ad una morte eroica. Infatti, morire ucciso sarebbe stato più onorevole che morire nel sonno. E in situazioni simili c'è sempre bisogno di trovare un colpevole. Perciò si può immaginare che quando fu trovato il corpo di Attila con la donna lì accanto, questa venne accusata anche se innocente. La morte di Attila è misteriosa tanto quanto le circostanze che riguardano la sua sepoltura, che ormai appartiene al mito. La versione secondo la quale sarebbe stato sepolto in un fiume è entrata ufficialmente nei libri di storia in Ungheria, ma la tomba ad oggi non è mai stata trovata. Si trova sul fondo del Danubio o del Tisa? Perché regna questa incertezza? Quando vengono a mancare determinate informazioni, oppure quando non siamo in grado di scoprire cosa sia successo veramente ad un personaggio leggendario come Attila, c'è sempre spazio per le speculazioni. Non essendoci alcuna tomba e nessun corpo da esaminare, l'immaginazione prende il sopravvento. L'archeologo Attila Thoth e la sua squadra hanno trovato i resti di una fortezza romana nel Danubio grazie all'utilizzo di un sonar. Per l'immersione avranno bisogno di attrezzature speciali. Questo metal detector è un dispositivo molto utile perché la visibilità è scarsa nel Danubio. Parliamo di circa 20 o 40 centimetri. Perciò, mentre nuotiamo, facciamo una scansione del fondale per individuare ogni piccolo oggetto di metallo, così da poterlo analizzare e vedere se si tratta effettivamente di un reperto archeologico. La squadra di ricerca del dottor Thoth è una delle più esperte qui in Ungheria. Sono autori di molti ritrovamenti di resti unni e romani. L'eventuale scoperta della tomba di Attila equivarrebbe a realizzare il sogno di una vita. Certamente tutto è possibile. Stiamo ispezionando il Danubio e il Tisa perché rappresentano un enorme patrimonio culturale. Gli archeologi raggiungono il sito delle antiche fortezze romane.
e si immergono dove un tempo c'era la terraferma. La pazienza e gli strumenti adatti sono gli unici mezzi per riuscire a trovare qualcosa nel fango. Il sommozzatore oltrepassa le mura romane che un tempo fornivano protezione dagli attacchi degli Unni, andando in profondità nelle acque torbide del Danubio. All'improvviso, il metal detector individua qualcosa. Deve esserci un oggetto di metallo nascosto tra le rovine. Riuscirà a recuperarlo? Un reperto di metallo emerge dal Danubio. Sembrerebbe un antico chiodo di ferro fatto a mano. È un chiodo romano. Non si tratta di qualcosa di nuovo per gli archeologi. Per questa volta non trovano resti unni. Se un giorno dovessimo trovare una bara di ferro dentro a due bare d'argento e d'oro, naturalmente non la ributterei in acqua. A quel punto inizieremmo a scavare. Secondo me tutto è possibile. Fino ad allora, però, la presenza della tomba di Attila rimarrà un mistero. E come per ogni grande eroe, la sua morte resterà un mito. Attila è considerato un eroe nazionale dagli ungheresi. È diventato una figura centrale nella storia di questo paese grazie al suo fascino, al suo potere e al modo in cui fu in grado di intimidire i suoi avversari. Forse per trovare la tomba di Attila si dovrebbe cercare altrove. Budapest, un tempo cuore d'Europa. Capitale del Regno di Ungheria durante il Medioevo, adesso è un'importante meta turistica. Budapest è anche il luogo in cui è conservata la famosa opera di un autore misterioso. Gli ungheresi si riferiscono a lui come anonimo. Il titolo dell'opera è Gesta Ungarorum, cioè le gesta degli ungheresi. L'antico manoscritto è conservato alla Biblioteca Nazionale nel Castello di Buda. Lo storico Laszlo Veszprémi lo studia da anni. È il più antico testo dedicato alla storia ungherese e risale al XIII secolo. Si tratta di storie e leggende che in precedenza erano state tramandate oralmente. È un prezioso documento che testimonia il passato di questo paese. L'opera conterrebbe alcuni indizi su Attila e sulla sua tomba. Questo è un manoscritto del XIII secolo ed è uno dei più preziosi della Biblioteca Nazionale. Si intitola Le gesta degli ungheresi e racconta la storia di questo popolo. L'autore è anonimo, fu scritto intorno al 1200. Il testo parla di re Arpad, sovrano che governò 450 anni dopo Attila. Può essere lui la chiave per arrivare alla tomba? È considerato il più grande eroe dell'Ungheria dopo Attila. Libera il suo popolo dal dominio straniero e protegge le regioni circostanti al Danubio. Prima di morire, nel 907, fece una richiesta particolare. Alla morte del grande principe Arpad, avvenuta nel 907 d.C., secondo le cronache, è documentato che la sua volontà era di essere seppellito nella stessa città di Attila, in Civitatem Attile Regis. Dove si trova la città di cui parla il manoscritto?
Alcuni credono che si tratti della vecchia Buda, nella parte ovest di Budapest. Nelle mappe medievali, la città è chiamata Sicambria, antica capitale del regno. È questa la città di Arpad e Attila? Si crede che Sicambria sia andata perduta, ma le sue rovine potrebbero trovarsi nei boschi dei Monti Pilis. A pochi chilometri da Budapest, vicino alla cittadina di Budakalash, tutto sembra trovare un senso. L'ecologo Imre Lansky ha studiato le mappe medievali ed è convinto che l'antica città si trovi in questa foresta. Deve essere per forza così. Questo doveva essere l'atrio del castello e ora ti mostro dove probabilmente si trovavano le mura. Si può notare anche il fossato. Imre Lansky è sicuro di trovarsi tra le rovine del palazzo di Attila. Mi trovo sulle mura del castello di Attila. Le mura si ergevano qui all'epoca. Se le supposizioni di Lansky fossero corrette, allora la tomba di Attila potrebbe trovarsi da qualche parte tra queste rovine. Questa era Sicambria. In seguito, questo luogo fu chiamato il castello di Attila. Etzelburg in tedesco. Etzelburg? La vita di Attila ha ispirato miti e leggende. Il re degli Unni è stato fonte di ispirazione persino per i poeti europei. La sua figura è stata descritta anche nella canzone dei Nibelunghi, con il nome di Ezel. Joachim Einzel esamina il famoso mito germanico nella biblioteca del monastero di San Gallo in Svizzera. È un esperto della saga dei Nibelunghi e ritiene che la ricerca debba essere condotta con l'utilizzo dell'antico testo originale. Nella poesia germanica, Ezel è il nome con il quale ci si riferisce ad Attila, re degli Unni. Lo evidenzia il nome stesso. I linguisti sono stati in grado di far risalire il nome Ezel direttamente al nome Attila. Nella canzone dei Nibelunghi, Ezel sposa la principessa dei Burgundi, Crimilde. Ezel, però, non è descritto come un sovrano brutale, ma come un uomo vecchio e mite. La città in cui si trova il suo castello viene chiamata Ezelburg. Si erge dove un tempo era situata la vecchia città di Buda. La vecchia Buda, oppure Obuda, nel Medioevo era chiamata Ezelburg. Lo sappiamo grazie ad alcuni documenti che lo confermano. Inoltre, nella canzone dei Nibelunghi, viene individuata come la residenza di re Ezel. Imre Lansky crede che la tomba di Attila si trovi in una cava situata dietro i resti dell'antica città. Un piccolo estratto dalle Gesta Hungarorum serve da indicazione. Nel Gesta Hungarorum si racconta che Arpad fu sepolto sopra una sorgente che scorreva tra le rocce. Questo è il motivo per cui ci troviamo qui. Ho seguito le indicazioni del testo latino. C'è persino scritto che fu sepolto in una miniera. Se il sito non è stato saccheggiato, Arpad e Attila dovrebbero ancora trovarsi qui. Il dottor Lansky ha notato delle irregolarità nelle cime degli alberi. Alcuni di questi sono cresciuti in modo particolare. Ciò potrebbe indicare la presenza di una cavità nel terreno. Dopo 8 o 10 metri,
I tronchi iniziano a piegarsi da un lato, non riuscendo più a crescere dritti. C'è un'anomalia. Come si può vedere chiaramente in quell'albero laggiù, anche in quella robinia, si può notare una deformazione del fusto. È probabile che nel terreno qui sotto ci sia una grande cavità. La cavità è evidenziata anche dalle immagini ad infrarossi. La sezione centrale dell'area rivela una fonte di calore. Questo sta a indicare la presenza di una sacca d'aria nel terreno. Il dottor Lansky fa perforare il terreno per inserirvi una telecamera endoscopica. Vuole vedere se gli esperti possono confermare la sua teoria. Si nascondono cavità artificiali sotto queste rocce. A circa 12 metri di profondità dovrebbe esserci una fessura e il bordo di una cavità. La telecamera si fa lentamente strada nel terreno. A quanti metri ci troviamo? Saremo all'incirca a 10 metri. Ecco, siamo a 10 metri. Ci siamo, eccoci. Piano. Questa pietra è troppo regolare, è stata lavorata. Anche questa pietra sembra piuttosto liscia. Torna leggermente indietro. La composizione della roccia non è la stessa del terreno circostante. Stiamo cercando nel posto giusto. Imre Lansky ha trovato la cavità. È fantastico. Incredibile. Sono molto contento. È questo l'indizio definitivo nella ricerca della tomba di Attila? Al dottor Lansky servirà un po' di pazienza per raccogliere i fondi necessari per scavare in questo sito. Se davvero dovessimo avere la fortuna di trovare il luogo esatto dove fu sepolto Attila, soltanto allora smetteremo di considerarlo un mito. Attila è stato un leggendario sovrano, temuto e ammirato fino ai giorni nostri. Sembrerebbe essere solo una questione di tempo prima che il mistero che aleggia sulla sua tomba sia finalmente svelato.